In Argenta, come in tutta Italia, sempre arrivano più nuovi cittadini. E per quello hanno deciso di fare quali consulti per aiutare stranieri che arrivano con domande, con sue richieste, con i suoi problemi, che si trovano, allora, domande di scuola, di asilo, domande di lavoro, residenza, tutto ciò che si chiama vita. Vita di noi tutti stranieri, tutti i nostri problemi, e cerchiamo di risolvere. Perché voglio dire che non c'è tanta voglia di venire, di ascoltare. Ho provato a raccogliere firme per mandare documenti a Roma per avere i nostri documenti per permessi di soggiorno con tempi più stretti, però gente si rifiuta, anche non risponde, poi dicono non aiuta mica niente, cosa fate? Non credono mica tanto, però se andiamoci tutti da fare, speriamo che facciamo una bella cosa. Nei paesi ci sono tanti extracomunitari che possono essere di varie lingue, ha ragione lei. Non è che per tutta questa gente, molti forse la consulta non la conoscono neanche, non ha torto. Però la consulta ha uno scopo e un compito importantissimo, che intanto comincia ad agire in nome di tutti, poi con calma e con pazienza sicuramente verrà anche in un secondo tempo il momento in cui si identificano, però ci vuole pazienza. Innanzitutto io dico che la consulta è composta da 9 persone. Noi stiamo lavorando da 5-6 mesi, abbiamo risolto abbastanza problemi degli stranieri. Io quando comunico con gli stranieri marocchini e altri, vedo che c'è un tipo di collaborazione, anche se minimo, però esiste adesso per il momento. Argenta è la prima consulta che è stata fatta come provincia, credo, è la prima provincia che ha creato questa consulta. Per me è una cosa incoraggiante e aiuterà anche la nuova generazione e aiuterà anche a inserire meglio, a capire cosa vuol dire integrazione fra italiani e stranieri.